Inizierò così. Inizierò con queste parole. L'acqua è un bene comune. E proprio per questo, perché un bene comune va tutelata e va assicurata non solo oggi a noi che siamo qui su questa terra in questo momento, ma come diceva la ragazza che all'inizio ha fatto un bellissimo discorso, molto toccante, va assicurata a chi verrà dopo di noi. E dobbiamo assicurarla noi oggi con scelte che si fanno all'interno delle aule regionali, parlamentari e comunali. Perché tutti insieme le istituzioni possono cambiare le idee dei privati che vogliono mettere le mani su questo bene. Acqua bene comune, appunto, è questa legge che arriva all'interno dell'aula non per volontà politica. Non arriva perché è arrivato il Movimento 5 Stelle, non arriva perché l'ha voluto il PD, non arriva perché il centrodestra si è svegliato e è diventato un pro-acqua tutto insieme. Arriva perché 40 consigli comunali, 20.000 cittadini firmano e vogliono che questa legge venga discussa all'interno di un'aula. Ed è per questo che quell'aula vota, per fortuna all'unanimità, una legge così importante. E vi dico che non è stato facile, non c'è voluto poco, nonostante tutti sulla carta fossimo così, come dire, tutti d'accordo. Perché in mezzo a quel monte di carta che ci consegnano all'inizio dell'aula, che si chiamano emendamenti, cioè paroline che vanno a cambiare, a volte con una sola parola si va a stravolgere il senso di un'intera legge, tra quei pezzi di carta c'erano delle paroline che se fossero passate sarebbe stata una rovina. Non voglio dire chi l'ha fatto, chi non l'ha fatto, non è questo il punto, non è questo importante. Ma l'importante era che nonostante a parola tutti fossimo d'accordo, lì c'era qualcuno che ancora voleva mettere qualcosa di non giusto all'interno di una legge portata dai cittadini. Che cosa dice? Perché questa legge è bella? Perché è innovativa? Innanzitutto perché riporta al centro un concetto fondamentale che è quello che ci assicurerà ai nostri figli, ai nostri nipoti, assicurerà questo bene prezioso, che è il bilancio di bacino, il bilancio idrico. Che cosa significa il bilancio idrico? Tanto prendo se posso, cioè se la falda, se le acque, se con la pioggia, con le sorgive, mi riportano il livello di quanto io prendo. Quindi se prendo 100, se la falda si ricarica di 100, posso prendere 100. Se la falda quell'anno si ricarica di 90, ci stanno 10 in più che tiro fuori, sto tirando più di quello che la natura mi sta dando. E allora a quel punto intervengono una serie di clausole, in modo tale che comunque il bilancio idrico, bilancio, quindi c'è un'entrata e un'uscita, come in economia, no? Tanto entra, tanto esce, si fa un bilancio. Così con l'acqua, tanto entra, tanto può uscire. E allora si mettono sotto controllo le nuove concessioni per i prelievi d'acqua. Si mettono sotto controllo una serie di parametri, appunto, tale che si può addirittura fermare la concessione data per un periodo, un indennizzo, per carità, con tutte le salvaguardie, perché comunque stando attenti a rispettare la gerarchia dell'utilizzo dell'acqua, uso umano, uso agricolo e zootecnico, tutti gli altri usi. Quindi dà una sorta di linearità, ecco, di linearità a questo bene che non è un bene infinito, è un bene finito, finirà se non viene usato con accortezza. Che cosa dice? Che cosa è stato fatto in più in questa legge? È stato fatto un qualcosa a protezione dell'acqua. E qual è questa cosa? Sapevamo che nell'aria c'era l'idea, nonostante il referendum del 2011, di portare questo bene nelle mani di pochi. E allora abbiamo inserito, e questo è stato inserito in aula, da pochi, che imponendosi un pochino sono riusciti, e quindi vuoi fare chi è che non importa, non è questo il concetto. Quando si parla di beni, di qualcosa che passa sopra tutti, non è importante dire l'ho fatto io, l'ho fatto lui, è importante che venga fatto, al di là di chi lo fa.
Abbiamo messo un articolo aggiuntivo, che è l'articolo 10. L'articolo 10 che cosa dice? Dice: finché non avvengono certe cose, che adesso vi spiego, tutto deve rimanere così com'è. Sostanzialmente è questo. Che cosa deve avvenire? Quello che diceva Federica nelle ultime parole, la Regione Lazio, che oggi si basa sugli ambiti territoriali ottimali, che sono 5, deve ridisegnare una mappa di questi confini di ambito. E come li deve ridisegnare? Tenendo conto di quello che vi ho detto prima, degli apporti di acqua che entra e di acqua che esce. Pertanto la nuova legge non avrà soltanto 5 ambiti territoriali ottimali, ma se ne prevedono molti di più. Perché? Perché si va a ridisegnare la geografia degli ambiti. Quindi allora dico, se io qui c'è una fonte, questa fonte per quante persone può soddisfare? E si comincia a calcolare proprio un mero calcolo di entrate e uscite. Tanto posso prendere, allora comincio a ridisegnare finché vado a bilancio a pareggio e chiudo il primo anno di bilancio, così via, con tutta la regione. I comitati dell'acqua, che tanto hanno spinto per questa legge, che tanto si stanno impegnando ancora, hanno già fatto uno studio di questo tipo, individuando 16 ambiti di bacino. Quindi si passa dai 5 attuali ai 16 della proposta, fatta proprio così, in maniera tecnica, idrogeologia alla mano, guardando quello che entra e quello che esce, ridisegnando 16 ambiti di bacino. Sono state già abbassate a 16 e dovranno abbassarsi ancora, e questo non volevo entrare su 19, 16, perché si devono abbassare ancora un pochino? Perché purtroppo poi si devono anche autosostenere. Allora, alcuni ambiti, quelli molto piccoli, faccio l'esempio Leonessa, che è un comune che sta in provincia di Rieti, praticamente quasi a confine con l'Umbria. Quel comune lì, per la designazione dell'ambito vicino, fa addirittura ambito unico, ambito solo, e economicamente non si legge, quindi comincia ad essere accorpato un altro. Quindi si sta disegnando sotto il punto di vista idrogeologico, ma anche sotto un punto di vista di sostenibilità, perché altrimenti se crea una cosa morta, è morta in partenza. Quindi per questo erano 19, sono passate a 16, dovranno scendere forse a 14. Questo comunque è lo schema generale. Inoltre è stato aggiunto una cosa importante: siccome l'acqua deve tornare sotto l'aspetto pubblico, è stato aggiunto un altro articolo che dice che, oltre a rimanere tutto così com'è, la Regione Lazio istituisce un fondo affinché chi deve riprendersi dal privato, quindi questi nuovi ambiti, questi nuovi enti gestori, dovranno riprendersi dal privato la rete idrica e tutto ciò che concerne, la Regione Lazio fa un fondo di ripubblicizzazione dell'acqua. Altro grande risultato. Questa legge poi in più ha un altro aspetto che non è da sottovalutare, c'è anche un aspetto sociale. Nel senso che è stato inserito, questo forse non è proprio importante per il momento che stiamo vivendo, però volevo dire perché è importante, proprio per capire che quando si parla di beni comuni come l'acqua, non è da guardare soltanto fra di noi, ce l'hai, sì, quello dietro non ce l'ha, ma chi se ne frega, sta da un'altra parte. Non è così. Oggi ce l'abbiamo noi, non ce l'ha qualcuno, domani potrebbe essere il contrario. Se tu stai attento al vicino, il vicino domani starà attento a te. Abbiamo fatto un fondo sociale. Una parte, una piccola parte delle bollette, dell'acqua, che poi con il regolamento di giunta si vedrà, andrà per sviluppare, per pubblicizzare, per dare acqua a chi non ce l'ha, internazionalmente parlando, si parla. Quindi la Regione Lazio, Consiglio Regionale del Lazio, con un legge ai cittadini, inserisce anche questo concetto, un concetto fondamentale per il futuro. Ridefinisco gli ambiti nuovi, cadono gli ambiti vecchi, cade il gestore dell'ambito vecchio. Questa è una cosa che proprio perché è così dura, questa legge è stata approvata il 5 aprile del 2014. 6 mesi dovevano essere disegnati gli ambiti di bacino. 5 aprile più 6 mesi è il 5 ottobre. Oggi siamo al 12 e 11,
di aprile, quindi è passato un anno, e questi ambiti in bacino non si vedono. Non si vedono per questo motivo. Una spinta nazionale che dice lasciatela privatizzata quest'acqua. Una regione che non c'ha voglia di combattere forse sufficientemente e appoggiandosi su una legge che ha votato, uguale non abbiamo gli ambiti di bacino. Questi ambiti di bacino, dicevo, una volta disegnati e approvati dal Consiglio Regionale del Lazio, fanno ricadere tutte le gestioni, tutte, perché i nuovi enti che si ritroveranno, quindi gli enti comunali che si ritroveranno all'interno dello stesso ambito, dovranno decidere con la convenzione, quindi con la scrittura di una nuova convenzione, a chi affidare, che potrebbe essere anche i comuni, a chi affidare il servizio di idrico integrato unico, quindi dalla fonte al depuratore. Altro che molti servizi, dalla fonte al depuratore, quindi il servizio unico, questo è scritto nella legge anche, quindi non si può spacchettare il depuratore dove a te l'acqua da lui, la rete idrica da un altro, no, perché la legge è chiara, articolo 6 se non ricordo, no, 6, articolo 6, l'unicità dall'inizio alla fine, tutto il processo. Che succede però? Appunto, c'è dicembre 2013, decreto legislativo, se non si vede legislativo al 133, una legge, decreto 133. Infatti io vedo il 133 dicembre va a cambiare parte del 153.6 che è il testo unico ambientale, l'articolo 153 e 176 se lo ricordo male, e la regione Lazio che fa? Si fa prendere un po' dalla paura, diciamo che fa quello che dice qualcun altro, che forse è meglio. Comincia a mandare lettere a destra e a sinistra a tutti i sindaci dicendo: se entro il 31 di marzo voi non passate il vostro servizio idrico al gestore di ATO, vi facciamo vi commissariamo, cioè per quella parte, e eventualmente facciamo anche il danno erariale. Allora, io su questa cosa voglio essere molto chiaro. Cominciamo dal danno erariale, che poi è l'ultimo aspetto che vi farò vedere che come si può passare il danno erariale. Cominciamo invece da perché il 31 marzo, chi ha deciso il 31 marzo, da dove esce fuori questo 31 marzo? Non è questa la data, questo è il primo punto su cui ogni sindaco poteva fare, sindaco pure lei quindi, poteva fare pressione nei confronti della regione. Il primo punto, 31 marzo non è scritto in nessuna legge, né dello Stato né della Regione Lazio, perché si parla da 6 mesi dall'approvazione del 133, quindi tutto al più sarebbe stato il 12 maggio del 2015, tutto al più, quindi già stiamo capendo che la data non sta in piedi, primo punto. Secondo punto, che ci sono dimenticato, lo dimentichiamo forse, ma nella Regione Lazio c'è una legge vincente, quella che vi ho raccontata, la 5 del 2014, che è molto chiara, che fa slittare l'ambito del passaggio dall'articolo 153 a un altro articolo che è il 172, quindi si cambia ambito della legge, non va più sotto il 153 i famosi 6 mesi, ma sotto il 172, che dice un'altra cosa, che dice che dal passaggio all'ente gestore dell'ambito territoriale va fatto dopo che si sono rivisti l'ambito stesso e la convenzione di gestione. Nella Regione Lazio, grazie alla legge 5 del 2014, non c'è nell'uno e nell'altro. L'irritato che sta avendo la Regione Lazio era un motivo, ancora una volta, per i sindaci di dire: sei tu il primo inadempiente, perché tu con la tua legge, la 5 del 2014, dovevi fare entro 6 mesi gli ambiti di bacino e conseguentemente dopo 3 mesi dovevi fare le convenzioni. Tu non mi hai fatto l'ambito di bacino, io non so bene dove sto, che
che faccio? Perché mi stai dicendo di passare intanto da cena a due per quanto riguarda il territorio nostro? Secondo punto, questo è molto importante. Per questo il passato, noi ve lo dico chiaramente, noi in ragione stiamo cercando chiaramente di spingere con tutta la nostra forza per cercare di portare questi ambiti, nuovi ambiti di bacino, ma vi assicuro che c'è una resistenza infinita per cercare di far discutere le forze politiche su questo tema, che non è un tema che sta portando il Movimento 5 Stelle, è un tema che l'Aula ha votato, l'Aula nella sua con interezza, e stiamo facendo fatica. Tra l'altro la legge 5 è stata impugnata dal governo da alcune parti, ma vi voglio dire un'altra cosa, perché ho sentito pure questo: la legge 5 è una legge vigente in tutti i suoi articoli, in tutti i suoi commi, finché qualcun altro del Consiglio di Stato non si esprimerà dicendo toglietele o lasciatele. Quindi poi la legge così com'è è vigente, è integra. E rispetta tutte le direttive europee. Tra l'altro noi in questi giorni proprio, pochi giorni fa, abbiamo presentato una legge per modificare la legge 5 e uscire fuori da questo problema. Ma quindi abbiamo individuato tre cose: uno, la legge ancora integra, c'è e funziona in tutte le sue parti; due, l'ambito territoriale va fatto e quindi non si ricade sotto l'articolo 153 ma sotto il 172, quindi non si può fare l'affidamento da CEATO 2 perché mancano le convenzioni di gestione e l'ambito del bacino, e quindi finisco con il danno radiale. Il danno radiale c'è se stai fermo. Arriva la lettera, non dico niente, passano i tempi, danno radiale, ammesso che i 6 mesi, cioè la data sia giusta al 31, che non siamo sotto 153, ma sotto, lasciamo perdere quello. Se io sto fermo, mi arriva il danno radiale. Ma se io faccio una controdiffida alla regione su questi punti che vi ho detto, dove sta scritto il 31 marzo, perché siamo sotto il 153 e non sotto il 172, e perché non hai fatto quello che dovevi fare, automaticamente si blocca tutto, automaticamente non arrivano il danno radiale, automaticamente, perché ho fatto una controdiffida nei confronti di un ente che mi sta obbligando a fare una cosa che non sta scritto da nessuna parte. Io veramente quello che vi voglio dire è che cerchiamo di stare sempre con gli occhi aperti, cerchiamo di non uniformarci al pensiero che ci arriva da qualcuno dello Stato che forse sta lì sarà più bravo di noi. No, non uniformatevi al pensiero che arriva dall'alto, perché non è quello giusto, non è sempre quello giusto, anzi, sempre con gli occhi aperti. Sempre attenti a quello che ti dicono, a quello che fanno, sempre attenti, ricordandovi sempre che le trasformazioni non arrivano tutte insieme, specialmente quelle più vantaggiose per alcuni enti che di tutto hanno tranne che la socialità del proprio servizio. Arrivano giorno dopo giorno, passo dopo passo, vi passano sotto al naso e voi non ve ne accorgete. State attenti, vigilate, soprattutto su questo bene che si chiama acqua. L'acqua deve rimanere libera, libera. Perché se va sotto il privato, che come diceva pure Federica, c'ha tutto tra i suoi scopi, tutti ce l'ha, tranne quello che fa utilità sociale. Se quello giorno gli gira, come dice Franco, se quello giorno gli gira, se stacca l'acqua, dove andate giù a pozzo se ce l'avete, altrimenti vi morite. State attenti. Guardate, stessa cosa succede, lo stiamo vedendo in tanti ambiti, veramente. Lo stiamo vedendo nella sanità, state attenti alla sanità, la stanno togliendo da sotto veramente i piedi, vi stanno sfilando il terreno e cadremo tutti. Guardate, le cose pubbliche rimangono pubbliche se il pubblico si interessa, se il pubblico fa attenzione.
se il pubblico combatte contro certe logiche, se il pubblico, cioè pubblico siamo noi, siamo cittadini al pubblico, se il pubblico se ne dimentica, pensa all'orticello di casa propria, non avremo più niente e la colpa sarà soltanto nostra. Grazie.